singolo è stato un dipendente di un piatto, è stato assunto e come responsabile dirigente di un ufficio molto delicato come quello della leggeria italiana. Un ufficio che in realtà su cui ruota sostanzialmente l'attività comunale e voglio ricordare il suo modo di svolgere l'attività professionale al comune, sempre diciamo, con spirito di disponibilità costruttiva diciamo, anche nei momenti difficili della vita dell'amministrazione comunale. Io ho visto diversi sindaci, sicuramente ho visto Costantino Federico, ci volendo, diciamo, il sottoscritto, comunque pensi tantissimo a lui, comunque la porti per Sergio, che diciamo, insomma, avuto sempre la capacità alla fine di dare una collaborazione completa e operativa. Abbiamo comunque lui mi disse,
diciamo, ricordo diciamo, di una persona speciale che diciamo, anche se non una coppa, anzi diciamo che fosse più amato più di altri, diciamo, di tanti carresi a volte che amano andare a scuola. Voglio anche diciamo, ricordare queste persone che carresi sono scomparse, qui dentro, persone che hanno diciamo, contribuito a bene questo paese, una diciamo non riesco a ricordare tutte e vorrei diciamo di tanti fare come le volte, però sono venuta a mancare persone che diciamo, hanno contribuito all'economia della nostra isola e hanno dato un grande contributo diciamo alla nostra comunità, quindi diciamo queste persone che avessi scomparse recentemente diciamo il nostro diciamo, ricordo affettuoso. L'ultimo vorrei anche diciamo, ricordare che in un momento così complicato della nostra diciamo, bella Italia, vorrei solo ricordare che ieri è andato a mancare Ennio Morricone, che è stato un'icona diciamo, della musica, ricordiamo tantissime colonne sonore che hanno diciamo, portato diciamo, la musica italiana. Io diciamo, ci tenevo a ricordarlo perché è un italiano che lascia l'impronta nella nostra storia e tante volte durante la nostra manifestazione accettiamo la nostra musica e ci ricordiamo poi questi, forse il film si ricorda più della musica che il film, perché devo dire la verità di questa cosa. Quindi diciamo con queste vi chiedo di ricordare queste persone che non ci sono più, un libro di accoglimento, penso che sia doveroso farlo all'inizio di questo momento. Allora, in effetti, allora, in apertura di questo consiglio comunale, vado a dire la
chiusura del Consiglio Comunale vorrei dedicare qualche minuto al nostro collaboratore e mio amico, il dottor Sergio Federico, che un mese fa purtroppo ci ha lasciati, segnato in un profondo dolore. Per il Comune di Cagli è stata la perdita di un valido collaboratore che ha sempre dimostrato onestà, professionalità e competenza, oltre ad uno smisurato attaccamento al lavoro. La conoscenza personale del professor Sergio dai tempi dell'università, allora quando mi piaceva di studiare qualunque esame, in qualche caso si chiamava tecnica di economia delle imprese. Anni dopo lo incontrai al Comune di Cagli, dove collaborai con lui in veste di revisore dei conti. E già lui, con la sua esperienza, professionalità e competenza, egli arricchì il mio bagaglio di conoscenze nella materia di bilancio pubblico. Tra le suissime iniziative in tema di finanza locale, vorrei ricordarlo, e mi piace soprattutto sottolineare alcune importanti iniziative, quando all'esordio della mia carriera di assessore al bilancio mettevo su una grande operazione di licenziamento dei contribuenti e il recupero dell'evasione, un'operazione che a suo tempo fu discusso ma fu all'avanguardia e permise al Comune di avere finalmente una fotografia completa dei suoi contribuenti e degli immobili della casa. Vorrei ricordarlo quando insieme riuscimmo a presentare la prima casa da amici, un gruppo in Italia, e facevamo così anche da attiviste scuola del Comune. Vorrei ricordarlo ancora quando nel 2013 su 8.200 comuni italiani solo 143 risultarono virtuosi, tra i quali Cagli, unico comune del centro-sud. Questo grazie alla prudenza nella gestione e nella riduzione del debito. Ed è a lui il merito di questo traguardo, con la sua popolarezza, con il suo impegno, la sua competenza e ancora con il suo attaccamento al senso del dovere e al suo lavoro, fece in modo che tutti i parametri finanziari del Comune fossero rispettati nella loro percentuale massima fissata dal Ministero delle Finanze, per concedere una forte penalità in tema di patto di stabilità. Vorrei ricordarlo ancora quando ci trovavamo ad affrontare la spesa per la copertura delle scuole ex albergo internazionale e insieme a lui riuscimmo ad ottenere, proprio grazie alla sua persistente opera di ricerca e competenza, riuscimmo ad ottenere un finanziamento a fondo perduto dallo Stato, evitando così di aumentare il debitamento. Poi ancora vorrei ricordarlo quando ci trovammo a decidere, come fecero molti comuni, a sottoscrivere le operazioni dei cosiddetti strumenti finanziari derivati. A noi fu fatta la stessa proposta, però in modo cordialmente, dopo aver ragionato su questi famosi strumenti derivati, rifiutammo e poi fummo felici e lo volammo quando prendemmo la notizia che tanti comuni, tra cui anche Milano, avevano subito delle grosse perdite per questa operazione ed alcuni erano andati addirittura in ancora quando studiamo insieme l'operazione del prestito obbligazionario che si comune per l'acquisto di Villa Fessen e anche in questo un comune innovativo e da pioniere. Poi mi voglio ancora ricordare di lui, oltre alla parte professionale di lavoro, quando non mancavano momenti di intervallo ricreativo e di relax, soprattutto quando ritornavamo da Roma dai ministeri ai quali andavamo a preparare le nostre cause e non ci mancava appunto di fermarci in qualche buona trattoria romana, però per la verità a tavola poi comunque finivamo per parlare di lavoro e di ragioneria e di finanza e di soldi per il Comune. Ancora infine terminare il discorso questo è tutto. Infine voglio ricordarlo negli ultimi giorni della sua vita, quando io telefonavo a casa per conoscere le sue condizioni di salute e lui, anziché parlare della sua salute, mandava in tempo di parlare dell'attività amministrativa e politica del Comune e ancora mi dava ottimi suggerimenti
Ultimo riguardo la proposta di stanziare dei fondi per l'attivazione delle borse lavoro e a favore dei lavoratori danneggiati e disagiati nel periodo del Covid-19. E per me questa è stata una grande soddisfazione mettere in pratica quella che era stata la sua idea e che ne aveva comunicato. Credo che questo Consiglio Comunale, e non solo, di Riva Monte vorrei fare una proposta da formalizzare a breve con un apposito deliberato per l'istituzione di una borsa di studio intitolata a lui, prima perché se lo merita, ma poi principalmente perché il suo bambino, la sua idea fissa era quella della formazione di giovani da far avvicinare alla materia pubblica, da far avvicinare alla materia amministrativa dei comuni e soprattutto a quella finanziaria. Quindi vorrei in uno dei prossimi consigli, magari con l'ausilio di gente, diciamo, di grosse, diciamo, realtà anche universitarie, fare veramente di istituire una borsa di studio. Quindi concludo dicendo che alla sua famiglia, alla moglie di Paolo, ai figli di Fasciola, San Maria, il piccolo Fabrizio, non c'è la sorella Grazia, ma il pensiero di cordoglio e vicinanza per la tragedia, per la vita di questo affetto così incolmabile e assolutamente doloroso. Grazie.
osservazioni sui verbali nella seduta scorsa? I verbali si intendono quindi approvati. La parola al consigliere Bozzotre. Grazie, Presidente. Allora, io voglio un attimo, quando ci ha sentito il consiglio comunale, parlare di una problematica che in questi giorni sta tenendo veramente banco della popolazione, quindi prima di passare al punto di del giorno, dal momento che sull'argomento ho scritto varie note non sono ancora riscontrate, ci tenevo insomma ad affrontare un attimo l'argomento. L'argomento, caro sindaco, è quello dei posti barca, che purtroppo è un argomento che sta, che insomma, dà la sensazione che sia un po' sfuggito di mano, diciamo così. Senso che oggi è il 7 luglio, la valutazione della città, i noleggiatori sono abiti, sono preoccupati. Scusi consigliere, c'era un'interrogazione sul punto? No. Sta facendo un'interrogazione ora in questo momento? No, sto cercando di fare un'interrogazione, allora non è che mi sono dato. Capito, non è una cosa eventuale, se può essere breve la ringrazio. Può essere. Benissimo, però, benissimo, prendendo il giorno, però infatti non è parlato prima del Consiglio Comunale delle questioni dell'attualità dell'attuazione, l'abbiamo fatto sempre, noi il Consiglio Comunale lo facciamo anche oggi. Facciamo anche oggi? Sì, allora, decide il Presidente cosa si... Non è l'ordine del giorno, quindi si è brevemente svolge questa sorta di azione. C'è questa situazione di smarrimento, perché ovviamente organizzare un'attività di impresa di 15 giorni in 15 giorni, 5 giorni in 5 giorni è complicato. Non si possono assolutamente dire a questi cittadini a cercare di stare scamotati per lavorare, i cittadini nonostante le difficoltà economiche del periodo hanno assunto personale, nonostante non si lavori neanche, e avere questo problema che comincia a diventare qualcosa che ovviamente va in qualche modo affrontato e risolto. In particolare ho fatto notare un problema importante nel modello di domanda, dove si chiedono quante parti si considerano nel 2019, quindi diciamo della griglia, del graduatorio, quando in realtà il regolamento non fa riferimento alla necessità dei punteggi dell'anno precedente alla domanda, ma alla costruzione della domanda. Quindi c'è un errore nel modulo, purtroppo, che probabilmente in ufficio comunque rende non del tutto corretta la situazione. Poi ci sono le questioni del porto turistico, queste situazioni, questi contratti che venivano firmati, non c'è posteriormente, la cosa sta continuando con le boe, abbiamo soltanto 18 boe, ma abbiamo decine e decine di cittadini che hanno firmato questi contratti per le boe, il contratto anche in questo caso ma non c'è dormeggio, i cittadini sono costretti a stare abusivamente negli effetti di interponente, esponendosi a multe salatissime, a reati, eccetera, eccetera. Quindi, volevo chiedere se c'era qualche attività che si stava svolgendo, quali erano gli intendimenti su questa situazione, su degli errori che c'è sul materiale che si sta all'interno del modello, che inficia tutta la procedura perché la rende non compatibile con il regolamento, eccetera, eccetera. Grazie consigliere, vi invito per le prossime interrogazioni a presentare virtualmente l'interrogazione scritta nei tempi previsti dal regolamento. Grazie. Ma che riguarda l'ultimo problema che è scritto, siamo molto verificati perché diciamo, abbiamo fatto una sessione puntuale sul modello e quindi è una cosa che sto facendo verificare perché diciamo, non metto in dubbio che quello che dice ma devo avere un riscontro diciamo, deciso da parte degli uffici perché in realtà diciamo, questa è una questione gestita dall'ufficio competente. La situazione sta in questi termini. La sviluppa diciamo che comunque di tutti i ragionamenti, così immaginate, c'è una cosa che secondo me prima o poi va affrontata ed è il problema che secondo me non sta scritto da nessuna parte, che io per svolgere l'attività di noleggio devo avere le forze che possono fare capire. Questa secondo me è stata molto di tutti i ragionamenti, una forzatura. Diciamo, forse alla anche delle motivazioni sicuramente diciamo, delle motivazioni da parte del mondo, però dal punto di vista strettamente giuridico sono
questo perché in linea di conto posso anche andare fuori, mettermi in tutta la linea e andare a fare l'attività lo stesso. Quindi diciamo, il problema è che il fenomeno di, diciamo, del, cioè, del noleggio esploso in maniera, diciamo, insomma, esagerata e sarà a prescindere, diciamo, dai costi parca, è diventato un problema di natura economica e dimensioni della invece. Si è ritenuto diciamo, di fare il bando, diciamo, il bando sta andando avanti. Nel frattempo, diciamo, come è successo, non solo quest'anno, è successo anche, diciamo, in passato, mi sembra che è successo anche in passato, in realtà, diciamo, si è data la possibilità, le persone hanno chiesto una, la possibilità di seguire da tutte i procedimenti di altri clinici che l'abilità. Però intanto il problema è che le persone che in realtà di fronte a questa norma che non fa svolgere l'attività, da parte, diciamo, la libera attività da parte di un cittadino, che essendo nel posto parco ogni volta non gli lascia, insomma, la realizzazione, in realtà quel porto praticamente viene avuto a parte di chiesto di dovere sia giorno sia, diciamo, in parte di luglio di poter usufruire di un orpeggio provvisorio per poter svolgere l'attività e tanti secondo l'elemento dell'operatore. Ora il fatto che, diciamo, se qualcuno ci ha dato qualcuno è un problema di libera scelta, diciamo, della persona. Io dico solo una cosa, che si fa questa, diciamo, si farà questo operatore, diciamo, meglio che si faccia più presto, però il problema rimane che in realtà, diciamo, lo specchio d'acqua diventa grande. Questa attività del noleggio è diventata ormai una cosa, diciamo, al di fuori di tutti, diciamo, i ragionamenti che ci sono. E al di là dei costi che sono disponibili in questo momento e saranno disponibili, c'è comunque un problema di tantissime persone che a prescindere il costo, diciamo, non la grande, perché diciamo c'è un problema. Questa è anche una questione, diciamo, di mercato, perché purtroppo se io, diciamo, voglio svolgere l'attività e non c'è un costo, se posto, quello è, se devono studiare altre soluzioni per cercare di risolvere, diciamo, la problema. Quindi l'impegno nostro è quello di andare a correggere. Ora vediamo questa nota che ha mandato Roberto, che sembra una cosa da verificare con certa urgenza, che, diciamo, è una missione delicata perché riguarda il modello. E per quanto va a dire, se siamo impegnati, diciamo, rapidamente uscire questa gradatoria in modo che già una parte sarà sistemata con, diciamo, i criteri di trasparenza e di correttezza che riguardano questa volta. Tutto questa è una parte molto attenzionata, molto, diciamo, sotto osservazione, quindi le cose devono essere fatte con una certa rapidità. C'è anche il cambio in questi giorni del dirigente dei lavori pubblici, perché, diciamo, subentra, diciamo, anzi ringrazio l'architetto Arciavoni che ha fatto un ottimo lavoro in questo periodo, subentra per la città del 110 l'architetto Cavresi Arciavoni, Conte, e praticamente, diciamo, sollecitiamo più rapidamente possibile questa questione, anche perché appunto, diciamo, il fondo turistico per, diciamo, le fondazioni di Palma stanno arrivando, si stanno sviluppando. 2015, questo mese certamente non può più sostenere questa situazione e quindi la mia limite massimo per la vicenda, diciamo, dei contratti il 15 luglio, perché abbiamo verificato anche le fondazioni italiane ora si stanno sviluppando il porto turistico, quindi, diciamo, fino ad oggi non c'è stato nessun problema, però il 2015 la questa, quindi ti farò sapere, diciamo, con cosa scritta questa vicenda qui, la faccio verificare, quanto più questo impegno nostro è possibile da, diciamo, da quando la dovete essere, cioè, comunque rimane un problema, anche perché voglio dire una cosa, che una parte dell'utenza non è Cavresi, è la Cavresi, logicamente gli specchi d'acqua sono, diciamo, tutto quando all'isola, diciamo, quindi, diciamo, noi ci facciamo carico
lavoro non migrante di un problema che deve essere radicato. In termini percentuali, io ho visto che le domande man mano che arrivano qui e ho visto che oltre il 50% sicuramente sono diciamo, cittadini estremi, ci vanno a ragazzi, quindi un problema che diciamo, ci investe in maniera abbastanza importante. Diciamo, non è solamente un problema delle domande diciamo, che riguardano i cittadini estremi comunità, è un problema che riguarda tutto quanto l'isola. Quindi diciamo, giusto per far dei parametri ho un prezzo di Hola.